pulito. A me non è piaciuto, a te? No, no, siamo vicini. 307 netti, deve stare al di sotto. No! No, non ci credo. Non è possibile. Non è possibile. No, non voglio. Peggio che a Londra. Peggio non che a Londra. A Londra 20 centesimi, questa volta 10. No. Ancora non appare il punteggio, ma eccolo qui. 10 centesimi. L'oro se n'è andato per 10 centesimi. L'oro se n'è andato per 10 centesimi. Però c'è un argento. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se è dura. 10 centesimi. Serviva all'1,5 rovesciato perfetto, sì, ha sfiorato la perfezione. Passata leggermente con le gambe, ha perso anche leggermente le punte dei piedi, però 10 centesimi è niente. Pensavamo che il minimo fosse 20 centesimi, fossero i 20 centesimi di Londra, invece no. D'altra parte 9 centesimi nella gara del sincro maschile a Roma, fratelli Marconi beffati, 10 centesimi oggi, 20 centesimi a Londra. Tania Cagnotto è medaglia d'argento. È un grande risultato, è una grande prestazione, è la seconda medaglia d'argento per Tania in questo mondiale. E poi ciascuno faccia le considerazioni che ritiene. Non ho parole, 10 centesimi è niente, cioè è nulla proprio. Questa volta se lo meritava. Guarda, forse effettivamente ha sporcato un po' il suo tuffo, di 1,5 rovesciato, nella parte finale, ma proprio di pochissimo. Però, ragazzi, la Cina. La Cina è un po' più vicina, assolutamente vicinissima, almeno dal metro, attenzione, i tre sono un'altra storia. Noi ci alziamo idealmente, applaudiamo la nostra ragazza. La telecamera insegue Tania Cagnotto, che comunque è soddisfatta, niente lacrime questa volta.